sullo stato dell'economia regionale e provinciale, calo del valore aggiunto nell'Aretino. Lavoro e democrazia, CGL Cisle Will in piazza Roma per chiedere maggiori interventi del governo per l'occupazione. Si celebra oggi la giornata del rifugiato, l'assessore Stefania Magi, Arezzo in prima fila nell'accoglienza. Giostra del Saracino, l'offerta di TSD raddoppia in diretta streaming sul sito dell'emittente, il commento in inglese a cura dell'Oklahoma University. Un percorso di formazione per consulenti familiari, la proposta del consultorio La Famiglia. Ben ritrovati dunque al consueto appuntamento con l'informazione su TSD. Apriamo il nostro notiziario, come abbiamo sentito anche dai titoli, con la situazione dell'economia nell'Aretino. È stato presentato infatti oggi il rapporto da Banca d'Italia e Camera di Commercio sull'economia nel nostro comprensorio. Vediamo. Dal 2008 al 2012 sono stati ben 4 su 5 i risultati negativi per l'economia retina con la sola parentesi positiva del 2010. Nel corso dello scorso anno il valore aggiunto della provincia di Arezzo ha subito un calo del 2,6% facendo scivolare Arezzo insieme a Grosseto e Pistoia, i territori in Toscana con flessioni più marcate nella produzione della ricchezza. I settori in maggiore difficoltà sono stati quello delle costruzioni con un meno 5,6%, quello dell'industria con un meno 5,4% e dell'agricoltura che ha fatto registrare un calo del 4,1%, mentre il terziario ha limitato i danni perdendo solo, si fa per dire, l'1,3%. Ad andare meno peggio sono state comunque le aziende medie e grandi, così come quelle con business basato sulle esportazioni. Gli altri comparti, chi più chi meno, hanno dovuto fare i conti con cali sostanziali della produzione e del fatturato. La logica conseguenza di questo è stato l'aumento della disoccupazione, passata in provincia di Arezzo dal 4,6% del 2007 al 7,5% del 2012. In sostanza, è quasi raddoppiata. A soffrire sono state anche le aziende a prevalente presenza giovanile, che di solito sono anche quelle più innovative, che oggi rappresentano appena il 10,3% del totale delle imprese e che hanno fatto registrare una contrazione del 4,3% rispetto al 2011. Sulla base di quanto fin qui descritto, la sensazione è che al momento non si manifestino negli andamenti dell'economia retina chiari segnali di cambiamento. Il nostro tessuto economico del resto, anche nel 2013, sembra destinato a vivere uno sviluppo congiunturale caratterizzato da eterogeneità più o meno marcate fra diversi settori economici e fra diverse aziende anche all'interno dei medesimi comparti. Sono sicuramente avvantaggiate le specializzazioni e le singole aziende che hanno come sbocco di riferimento i mercati internazionali, mentre le realtà che hanno come orizzonte operativo esclusivamente il mercato nazionale, se non addirittura quello locale, il 2013 non sembra presentare segnali di schiarita. Un tamponamento sul ponte di Mocarini ha mandato in tilt il traffico di Montevarchi e Terranuova Bracciolini. Il fatto è successo questa mattina, poco dopo le 8, quando uno scooter ha tamponato un furgoncino delle Poste Italiane, senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. L'incidente è accaduto dal lato di Terranuova, ma le code di auto si sono formate anche a Montevarchi, in zona Ipercop, fino al sottopassaggio verso la Chiantigiana. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale. Lavoro e democrazia, CGL, Cisle e Will in piazza a Roma per chiedere maggiori interventi al governo per l'occupazione. Vediamo di cosa si tratta. Dopo anni tornano in campo con un documento e un'azione unitaria. Saranno in piazza San Giovanni a Roma, CGL, Cisle e Will insieme per la manifestazione nazionale dal titolo Lavoro e democrazia. E all'iniziativa saranno presenti anche le rappresentanze aretine delle tre associazioni sindacali. Tra i punti principali al centro del documento, il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga, il completamento dell'effettiva salvaguardia degli esodati e la riduzione delle tasse ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e alle imprese che faranno assunzioni nel prossimo biennio, destinando automaticamente a tale scopo le risorse derivanti da un'efficace lotta all'evasione fiscale, reato di cui va sancita la natura penale. CGL, CISL e WIL ritengono urgente che il tema del lavoro, in tutte le sue componenti, torni al centro delle scelte politiche ed economiche del Governo. Vanno inoltre definiti, secondo le tre associazioni, strumenti di contrasto alla povertà e il finanziamento della non autosufficienza, la proroga per i contatti precari della pubblica amministrazione e della scuola in scadenza e la riforma dell'Imu, esonerando solo i possessori di un'unica abitazione, con un tetto riferito al valore dell'immobile. Mandati a portare il lieto annuncio dal filo al tessuto e questo è il tema che caratterizzerà la due giorni di convegno diocesano in programma presso l'abbazia di Badiaruoti in Valdambra da venerdì 21 a sabato 22 giugno. L'incontro è diventato ormai un appuntamento fisso da quando l'arcivescovo Riccardo Fontana guida la diocesi di Arezzo Cortone e San Sepolcro rappresenta l'occasione per una verifica del lavoro sinora svolto e di preparazione del programma del prossimo anno pastorale. Il programma dell'incontro diocesano prevede momenti di confronto in assemblea e lavori di gruppo che occuperanno tutta la giornata di venerdì e la mattinata del sabato. A concludere la due giorni la messa presieduta dall'arcivescovo. E voltiamo pagina, si celebra infatti oggi la giornata del rifugiato. L'assessore Stefania Magi ha dichiarato ai nostri microfoni Arezzo in prima fila nell'accoglienza. Vediamo insieme di che cosa si tratta. Si celebra la giornata mondiale del rifugiato, qual è la situazione nell'Aretino? La giornata mondiale del rifugiato è un'occasione importante per riparlare di questi temi. Arezzo aderisce al progetto SPRAR, è un progetto che il Ministero degli Interni insieme agli enti locali finanzia per l'accoglienza dei rifugiati, perché poi si parla di accoglienza ma poi si tratta di persone che hanno una vita, che hanno bisogno di una sede dove vivere e soprattutto hanno bisogno di un percorso che li porti ad un'integrazione e a diventare autonomi una volta che viene loro riconosciuto lo status di rifugiato. Ad Arezzo in questo percorso sono accolte 20 persone, anzi... Per la precisione il Comune di Arezzo è capofila ma ha la collaborazione forte di altri comuni della provincia. Quindi 10 persone sono ad Arezzo, 4 a Bucine e 6 a Montevarchi e abbiamo chiesto ad altri comuni la collaborazione. Abbiamo proprio domani un incontro con il Comune di Monte San Savino e tra qualche giorno con il Comune di Sansepolcro, con i sindaci per allargare questa rete perché queste persone vivano disseminate nel territorio e non aggregate in quei grandi centri che conosciamo come simili campi di concentramento, i Cara, che oltre a essere non rispettosi della dignità umana delle persone, non sono nemmeno vantaggiosi per la nostra società perché sono persone che poi non si integrano e difficilmente diventano risorse. E oggi il Vice ministro agli esteri, con delega alla cooperazione internazionale, Lapo Pistelli, è stato ad Arezzo per un incontro all'interno del seminario annuale di Oxfam Italia. Per chi non la conoscesse e per capirsi, la vecchia... UCODEP, che ha visto la partecipazione di oltre 80 operatori della ONG italiana e da numerosi paesi, in particolare del sud del mondo. Tema dell'incontro è stato le prospettive della cooperazione italiana nel quadro europeo e internazionale e il dibattito sulla legge di riforma della cooperazione. Giostra del Saracino. L'offerta di TSD raddoppia in diretta streaming sul sito della nostra emittente il commento in inglese a cura dell'Oklahoma University, ma vediamo meglio nel dettaglio il servizio. Sabato 22 giugno si disputerà la 125esima giostra del Saracino di Arezzo. Quest'anno sul portale web di TSD sarà possibile seguire la sfida al Re delle Indie in tutto il mondo grazie alla diretta streaming con Telecronaca in lingua inglese così l'offerta per seguire l'edizione notturna del torneo cavalleresco raddoppia, anzi triplica. A partire dalle 21 all'indirizzo www.tsdtv.it/live, la voce di Kirk Duclo, direttore dei programmi italiani della sede aretina dell'Università dell'Oklahoma, commenterà i momenti più significativi della giostra di San Donato. Sul canale 85 del Digitale Terrestre la diretta di TSD avrà invece inizio alle 18.45, con collegamenti dai luoghi della città interessati dalla manifestazione. Alle 21, in diretta dalla splendida cornice di piazza Giorgio Vasari ad Arezzo, avrà inizio il commento della giostra del Saracino dedicata al 750 anniversario della fondazione della Fraternita dei Laici. Per i più appassionati sarà possibile rivivere tutte le emozioni della giostra un'ora dopo su TSD più 1 canale 631 del digitale terrestre. Parte della nostra idea è collaborare con i retini, con un po' di storia, si fa attivare la storia in un modo un po' diverso, moderno. E se possiamo contribuire un po' in questo discorso siamo contentissimi. Gli studenti scelgono questo momento nell'anno scolastico proprio per la giostra. Grazie allo streaming il torneo cavalleresco aretino sarà visibile in tutto il mondo. Avete avvisato i vostri connazionali negli Stati Uniti? Non sarà difficile per dire la verità, basta un po' di collegamento. Sarà un Cast, si può dire, un streaming che va nello stato di Oklahoma, anche la scuola dove ci sono 27.000 studenti, quindi sarà un momento da, da vedere tante cose. Il sindaco e una delegazione della città polacca di Oswiecim saranno ospiti del comune di Arezzo sabato e domenica in occasione proprio della giostra del Saracino. Ricordiamo che Oswiecim è il comune sul cui territorio venne costruito il campo di sterminio di Auschwitz. A conclusione della giostra, la delegazione polacca sarà accompagnata nella sede del quartiere vincitore della giostra e durante la visita ad Arezzo parteciperà anche alle feste paesane di Ruscello e di San Pietro. Polo. Domenica sarà quindi ad Anghiari, a Civitella della Chiana, ricevuta dai sindaci Raffè, Laferla e Menchetti. Nel pomeriggio di domenica visiterà il centro di documentazione sui campi di concentramento Villa Oliveto, istituito nel 2001 nei locali dell'ex campo di internamento fascista. Il monumento dedicato alle vittime dell'eccidio nazifascista del 29 giugno del 1944 e la stanza della memoria, quindi il monumento dedicato ai martiri presso il cimitero di Cornia. Un percorso di formazione per consulenti familiari, la proposta del Consultorio La Famiglia, il servizio. Volontari in aiuto della famiglia e delle giovani coppie. Un servizio per mettersi a disposizione di quel nucleo familiare che, oggi più che mai, è in difficoltà. Questa è la proposta lanciata dal Consultorio Diocesano La Famiglia, che organizza un corso per formare i nuovi operatori. La nostra, la nostra associazione che gestisce il consultorio La famiglia eh, organizza anche il corso triennale per consulenti familiari, cioè sono eh, professionisti esperti nell'ambito socio-educativo relazionale per migliorare eh, i rapporti del singolo nelle famiglie eh, in genere, nei, nei nuclei della, della società. Il, il corso prevede delle tecniche di raffinamento, di tecniche di ascolto e di accoglienza eh, per migliorare le dinamiche relazionali e sviluppare nelle, nelle nei soggetti che faranno il corso le capacità di proporre delle soluzioni alle problematiche che affrontano autonome responsabili, quindi migliorano la motivazione e sviluppano proprio queste, le dinamiche della, della relazione. È un corso di tre anni, eh, altamente qualificato, che si svolge in collaborazione con la Scuola Consulenti Familiari di Roma, che si svolge, verrà tenuto ad Arezzo nei nostri locali, in via San Nicolò 51, impegnerà circa due sabati al mese nel periodo che va grossomodo da ottobre a giugno dell'anno dell dell successivo. Per chi fosse interessato a partecipare a questo percorso come può fare? Eh sì, siamo quasi al termine delle iscrizioni, può telefonare al nostro consultorio 0575 2320 e prenotarsi, verrà contattato dove daremo maggiori spiegazioni, costi e tutto quello che serve. Il direttore artistico di Arezzo Wave Mauro Valenti chiede un confronto pubblico con l'assessore alla cultura del comune di Arezzo Pasquale Macri. L'assessore Macri dichiara di essersi attivato anche per questo festival ottenendo risorse che non sono state giudicate sufficienti dagli organizzatori del festival stesso. Poiché tale affermazione non risulta essere vera, scrive Mauro Valenti, per correttezza nei confronti dei cittadini di Arezzo la fondazione Arezzo Wave Italia chiede ed un incontro pubblico a due in un'arena televisiva o radiofonica che permetta a entrambi di esprimersi compiutamente e simultaneamente. E naturalmente vedremo come andrà a finire. Al via martedì 2 luglio, la nona edizione del Mango Music Fest, quattro giorni di concerti gratuiti con band Aretine ed Emergenti. Vediamo. Al via martedì 2 luglio una nuova scoppiettante edizione del Mango Music Fest. La manifestazione musicale gratuita organizzata dall'Associazione Music animerà il parco di via Alfieri in zona tortaglia ad Arezzo con quattro giorni di concerti. A partire dalle 18 con live non stop fino a mezzanotte. L'evento ruota sempre attorno al concetto di diversità musicale, una diversità da far apprezzare a fette sempre più ampie di pubblico. Dunque anche quest'anno verranno presentati alcuni tra i migliori gruppi emergenti locali e regionali, insieme ad ospiti di spicco del panorama musicale nazionale ed internazionale. Confermiamo la nostra collaborazione a questa iniziativa, sottolinea l'assessore alle politiche giovanili del Comune, Francesco Romizzi, a dimostrazione del fatto che quando c'è passione, anche con poche risorse, è possibile realizzare grandi opportunità. Sostegno anche da parte dell'amministrazione provinciale per un festival che, come dichiara l'assessore Francesco Ruscelli, valorizza la creatività giovanile e che funziona. Ma non è tutto. Per la prima volta la manifestazione si concluderà con una serata speciale, il Mango by Night. L'appuntamento è per sabato 6 luglio all'officina 7 di Via Sette Ponti. Il meglio della Toscana in un'unica applicazione sul web per aiutare il turista a scoprire i sapori e le tradizioni del territorio, la sua cultura e i suoi tesori artistici in modo pratico, divertente e veloce. Toscani Food and Wine, così si chiama la app, rappresenta un bel esempio di collaborazione tra pubblico e privato eh, che valorizza il territorio garantisce positive ricadute economiche grazie a una vera e propria guida ai sapori e alla cultura della regione, con mappe e indirizzi utili. A portata di mano, eh, questo lo ha affermato l'assessore regionale al turismo Cristina Scaletti. Questa era la nostra ultima notizia, vediamo adesso insieme le previsioni del tempo. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso in mattinata con addensamenti più consistenti sulle zone centro-meridionali. Graduale attenuazione della nuvolosità fino a cielo sereno o poco nuvoloso salvo residui di addensamenti sulle province di Siena e di Arezzo. Le temperature vedranno le minime stazionarie e le massime in diminuzione con valori oscillanti tra i 29 e i 32 gradi in pianura. E con questo è davvero tutto, non resta che salutarsi, a voi tutti un buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.